Questo è un video di cucina. Eccoci di nuovo in cucina, pronti a presentare un'altra preparazione di pesci da poco pescati e nello specifico un pesce, diciamo, dalle qualità organolettiche eccellenti, anche se non viene molto considerato. Stiamo parlando del cefalo. Eccolo qua. Un bel cefalo di ottime dimensioni, pescato ieri, fresco, e andremo a preparare in una maniera che possa valorizzare le sue carni. Il cefalo viene spesso sottovalutato, però questo è dovuto probabilmente anche alla cattiva fama che si è fatto il cefalo, perché è un pesce che normalmente la gente considera un pesce di porto. Questo è vero, i cefali spesso nelle loro varie razze, insomma, popolano anche le zone portuali, però è certo, noi non stiamo pescando o mangiando un cefalo di porto. Tra parentesi, non si potrebbe neanche pescare un porto, ma sono pesci, ovviamente, che sono pesci di mare aperto, e di conseguenza le loro carni sono ottime. Questa leggenda metropolitana che il cefalo abbia delle carni non gustose è completamente sbagliata. Del resto molte di queste voci si susseguono. Non so se pensate a quella volta che quel mio amico ha detto che suo zio ha ricevuto in regalo da un parente una spigola pescata, l'ha aperta e ha trovato dentro un topo. Allora, se come noi pescatori in apnea si pesca un pesce e si sa dove lo si è preso, non si incorre in questi problemi, che tra l'altro, ripeto, sono altro che leggende metropolitane. Comunque, bando alle ciance, il cefalo ha delle ottime carni, caratterizzate dall'essere più grasse rispetto ad altri pesci, e quindi più saporite, e quindi più adatte a una cottura magari su barbecue, su brace o al forno. Invece noi lo prepariamo oggi in una maniera diversa, un po' più particolare, per esaltarne appunto, diciamo, i sapori. E quindi questo è un cefalo al libro con capperi e pangrattato. Ok, allora questo è il cefalo che andiamo a preparare, pescato ieri. Questo cefalo ci darà una sorpresa, sicuramente avrà delle uova al suo interno. Queste uova saranno cucinate e ci faranno, diciamo, da appetizer, cucinate in una certa maniera. E fate attenzione, quando pulite il pesce, o lo fate pulire anche magari dal vostro pescivendolo, dovete fare attenzione al fatto che ci siano o meno delle uova, perché sono effettivamente una delle parti migliori e più gustose che potrete assaggiare mangiando del pesce. Vi farò vedere come prepararle. Cerchiamo a questo punto di eviscerarlo ponendo molta attenzione a non incidere le sacche delle uova, quindi coltello molto filato, rimanendo in superficie. Purtroppo il tiro è andato come è andato, quindi è stato un po' basso, come dico, lo potete vedere nel video della pescata. Cerchiamo con attenzione di rimanere nella parte superiore. Ecco qua, apriamo lentamente. Vedete queste sacche arancioni? Queste sono le uova, la famosa bottarga. Vabbè, quando le uova sono fresche così, possono essere trattate e cucinate, ed è quello che faremo. Eccole qua, splendide sacche di uova di cefalo, purtroppo un po' lesionate da questa parte, probabilmente per il tiro. Ok, per ora le mettiamo da parte e poi le gestiamo e continuiamo a pulire il cefalo. Il cefalo va pulito bene nella sua parte interna, vedete questa parte nera va tutta eliminata. Questo tipo di preparazione, la testa la togliamo completamente. La togliamo perché poi ci potrebbe dare fastidio come spazio nella cottura, visto che utilizziamo sempre lo stesso tipo di fornetto. Togliamo bene tutta questa parte nera che potrebbe rovinare il sapore delle carni. La testa la potete staccare in questa maniera, basta girarla con il pesce stesso così e praticamente se ne viene. Adesso
è il momento di separare la spina centrale dal resto della carne, quindi facciamo incidendo sul lato della visca in questa maniera, e poi vedrete che soprattutto qui dove ci sono le spine, quelle un po' più resistenti, dobbiamo utilizzare un coltello seghettato lungo la coda, sempre a livello della visca. Ecco qua, lo stiamo aprendo al libro e utilizziamo il coltello per sfilettare in modo tale da staccare la maggior parte della carne e completare questa apertura al libro. Ora, per non avere il fastidio in cottura, diciamo, della spina centrale, mi chiedo di toglierla, e quindi la stessa operazione la faccio dall'altro lato. E voilà, il cefalo è senza spina, a libro aperto. A questo punto lo sciacquiamo. Questo tipo di cottura non abbiamo eliminato le squame, perché le squame contribuiranno nella parte inferiore a mantenere i succhi, diciamo i grassi della carne, lo manterranno morbido in cottura. E lo poniamo sulla nostra teglia. Diciamo che la coda può rimanere. Ok. A questo punto iniziamo il condimento. Ok, saliamo. Di pepe, olio. Oh, qui l'olio serve fondamentalmente per far poi attaccare il pan grattato e quindi permettere, diciamo, la gratinatura, e i nostri capperi sotto sale, che prima di metterli, diciamo, come condimento dobbiamo liberare del sale, e li spezziamo a mano liberandone il sapore su tutto il pesce, cercando di andare a coprire le varie zone parti. A questo punto procediamo con la panatura, quindi pan grattato, prendiamo tutto il pesce dove è stato oliato in tutte le sue parti, in modo tale da creare una superficie di pane che poi costituirà nel forno la gratinatura. Cerchiamo di spargerlo in maniera uniforme su tutta la superficie, non troppo spessa ma neanche troppo sottile, altrimenti rischiamo di non creare l'effetto patina, insomma. Prezzemolo. A questo punto, con il nostro buon olio, creiamo uno strato di olio e pane che consentirà al pane di dorarsi e di creare l'effetto gratinato. E voilà! Cefalo aperto al libro con capperi e gratinato. E adesso lo mettiamo in forno per i soliti 20 minuti, 180 gradi, controllando la gratinatura mentre va. Non ce la facciamo entrare. Guarda. Ok, diciamo che può andare. E via. Ci siamo dimenticati di qualcosa? Le uova, ricordate? Nel frattempo il nostro cefalo si cucina gratinandosi, noi pensiamo a preparare questo antipasto così succulento. Un sapore fenomenale, fenomenale. A chi piace il pesce sicuramente piaceranno anche queste uova trattate in questa maniera. Anche qui molto semplice la preparazione, una preparazione in padella con dell'olio e facciamo cucinare, andare per bene, e poi alla fine aggiungiamo del limone e del prezzemolo. Molto semplice.
deve essere bella alta. Aggiungiamo anche un po' di pepe, un po' di sale. Provate, se trovate queste uova, molto spesso la gente non lo sa, le confonde, mentre pulisce il pesce o le butta pensando che siano comunque degli scarti, errore gravissimo, qualsiasi tipo di pesce. Quindi abbiamo i due piatti in preparazione, le uova che stanno andando e viene a farle cucinare, abbiamo abbassato adesso la fiamma e il cefalo dentro il forno. Ora è ovvio, è indubbio che ci siano dei pesci di serie A e di serie B, o perlomeno ci sia questa idea che ci siano dei pesci di serie A e di serie B, però molto spesso le persone neanche provano, non hanno la sensibilità di provare altri pesci, un po' perché per le leggende metropolitane di cui dicevo prima si pensa che il cefalo sia un pesce sporco, assolutamente è vero per i pesci di porto, ma noi non peschiamo in porto, quindi sappiamo perfettamente dove abbiamo preso i pesci, sappiamo perfettamente che sono di mare aperto, e un po' perché si ha la tendenza, diciamo, a fissarsi su alcune specie di tutto rispetto e ottimo rango, stiamo parlando di dentici, spigole, orate, saraghi, ovviamente pesci ottimi. Ma gli altri pesci, questi diciamo un po' più bistrattati se vogliamo, il cefalo, la leccia, il barracuda e altri pesci che proveremo a cucinare insieme, hanno sicuramente un loro perché. Io mi sono divertito nel tempo a cercare i vari sapori, a cercare le varie combinazioni, e comunque fatemi sapere se lo provate, se provate questa stessa ricetta. Vi assicuro che queste uova sono uno spettacolo per sapore e anche per la sensazione di croccantezza che si sente quando le si mangiano, proprio perché si sentono le uova scrocchiate in bocca. Insomma, se amate il pesce non potete non amare queste uova. Qua si sta gratinando il cefalo, quindi procede bene. Rialziamo un attimo la fiamma, giusto per far riprendere un attimo calore, dopodiché spegniamo. Così, voilà. E a fuoco spento aggiungiamo un po' di sale, pepe, dov'è? Qua. E solo a fuoco spento il nostro succo di limone. Ecco qua. Così che li prendiamo tutti. Sapori sul limone, un pochetto di olio, un goccio, il limone non prima perché potrebbe bruciare e risultare amaro, quindi solo a fuoco spento alla fine un attimo per raggruppare i sapori della padella. Se provate una volta questo piatto andrete a cercare sempre le uova, sempre a fatto che vi piaccia il pesce, se vuoi il pesce. Ok, ci siamo, dovrebbe essere pronto, sono passati 20 minuti. Vediamo un po' il piatto, ecco qua. Ed ecco qua la gratinatura, è venuta un po'. E voilà, cefalo si è gratinato, portiamo sul piatto. Fatti.
tutti. Bene, serviamo. Cioè, ci sarà ancora qualche spina perché non è stato spinato, però questa dimensione normalmente che mi cerchi comunque. A questo punto buon appetito e al prossimo video di cucina e pesca. Il prossimo video di cucina e pesca autunnale. A tavola! No, dai, fammi vedere. Queste sono le uova. Vedete la consistenza? Assaggiamo. Beh, direi che anche questa volta è andata bene la preparazione. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo pesce che decide di venire a cena con noi. Ciao!